tornati in diretta sulla nostra diretta, è la nostra. Grazie Gaetano per la disponibilità del suo spazio nel suo gruppo di Bridge to Light Punti di Luce. Accendo il telefono così vi guardo dal telefonino le vostre domande e risposte. Allora, come stiamo? Qua diluvia, per quello che ho fatto un attimo di ritardo, ho avuto dei problemi, ma tutto a posto. Arrivo. Allora, aspettate che mi collego anch'io. Intanto buonasera a tutti, a chi non vedo, dopo vi vedo. Oh, ok. Allora, ciao Katiuscia, ciao Michela, ciao Teresa. Ok, ciao Alessandra. Buonasera a tutti voi, ciao Alessia, ciao Simonetta, ciao Barbara. Buonasera a tutti, adesso aspettiamo intanto che arrivano un po' di persone e cominciamo a vedere di cosa possiamo parlare. Ciao Giovanna, buonasera a te. Buonasera a te, Katiuscia. Ciao. Allora, aspettiamo ancora un attimo, vediamo chi arriva. Io incomincio a essere un po' così cos'ha. Lo sapete che l'inizio è sempre questo. Grazie all'essere bene, sto bene. Sono un po' stanco, ma sto bene. Un periodo un po'. Ciao Patrick, sto bene. Come potete vedere sono in forma, però tutto a posto. Grazie, sono un po' stanco, ma è normale. La vita porta a questo. Mariella, buonasera. Ciao Katia, grazie mille. Scusa se ti disturbo sempre. Ciao Bruna. Ciao Rossana. Rosanna. Ciao Franca, ciao Rita, ciao Cinzia. Allora ti muovi? Sì, mi sto già muovendo, vedi? Scusa il ritardo, ma purtroppo ho fatto dei ritardi. Ciao Giuseppina, ciao Ines. Ok, ciao Sele. Ok, possiamo partire, no? Io dico sempre ok, ma è una spinta. Ciao Paola, ciao Angela, buonasera a te, ciao Piera. Allora, di che cosa possiamo. Buonasera, ciao Valerio, ciao Vale, ciao Graziella, di che cosa vogliamo parlare stasera? Come vogliamo introdurre la cosa? Di che cosa siete curiosi, tra virgolette, di sapere, se avete delle domande? Se avete delle curiosità, vediamo di riuscire a lavorarle tutte insieme, a dare una risposta. Ok, io posso cominciare. Ciao Claudio Pasqualini, ciao, ciao Marestico, posso partire dicendo questa cosa, come, cioè, facciamo così, ok, c'è un cambiamento, lo state sentendo, c'è un cambiamento energetico, sta migliorando un po', ma siamo lì e là, ok, non riesce la Terra, non riesce a trovare un equilibrio, non riusciamo a portare a un livello energetico un po' altino, c'è sempre questo energetico basso, quindi se avete dell'influenza, se non state bene, potrebbe, è di sicuro è questo, ok? Se non ci sono riscontri clinici, quasi sicuro è questo, perché lo sento anch'io, tipo stasera non lo sembro, ma sono stanco, ok? Sapete che io sono sincero. Buonasera Natalia, ben ritrovata a te, grazie. Sono un po' stanco dopo 2 giorni così, quindi va bene. Quindi, se capita anche a voi, bene. Sto notando e sto avendo, come si dice, ciao, grazie. Sto avendo non dei riscontri, ma sto sentendo sempre più persone che incominciano. Lo so, mi devo dare. Ciao, Chris. Sì, domani oggi ho riposato, ma domani anche. E per quello che notte si sente una brezza leggera sulla pelle e altro. Ok, Gerardo, le anime dei nostri defunti possono entrarci nelle avversità. Certamente che ci possono avvenire. E per quello che notte si sente una brezza leggera sulla pelle e altro. No, la brezza leggera, Teresa, che tu senti la notte è il mondo dell'oltre che ti saluta. Che ti saluta e ti dice che lui è presente nella tua vita e si fanno sentire se magari li stai cercando. Quindi la notte dove c'è la. Ciao Simo, dove c'è la tranquillità, magari loro si fanno sentire e ti fanno capire che ci sono, ok? Paola Simonetto, anche avere tanto sonno, esattamente Paola, sì, esattamente, anche avere tanto sonno ci sono. Non riesco a capire, però sì, perché anche. Federica, anche lei in questo periodo, io il sonno no, però sento energeticamente, lei invece si sente molto più stanca energeticamente.
che gli viene il sonno. Buonasera Gabriella. Hola chica, come sta? Non ridere Simo perché ti vedo. Quindi sì, poi sto sentendo anche che tante persone sentono molto di più l'oltre, ok? E tante volte riescono a vedere di sfuggita se c'è una cosa potrebbe essere, cosa potrebbe passare, ok? Voi dovete fare un gioco con l'oltre, dovete stare attenti ai... sì, Anna Maria Baroni, è un periodo così. È un periodo così. Voi dovete stare attenti ai segnali dell'oltre, dovete incominciare a giocare con l'oltre, ok? Visto che volete sentirlo, percepirlo e spiccare un po' di più, vedo ombre, sì, un po' più di spiccare, un po' più di sensitività, ok? Perché ve lo dico? Perché allora, aspetta un attimo. Un uomo appena trapassato 2 settimane fa si è palesato ad una bimba di 3 anni. Può essere. Ciao, mami, mami. Ciao. Potrebbe essere. Sì, dipende se l'uomo è di famiglia o conosceva. E la bambina lo conosceva. Potrebbe essere sì. Però si è palesato e basta, non ci ha parlato. Vediamo cosa risponde. Ok, io provo in tutti i modi a mettermi in ascolto per avere un segno di mio fratello, ma nulla, nemmeno un sogno. A volte mi chiedo se forse non può ancora comunicare con noi di qua. Assolutamente no, non è come la pensi tu. Non aspettatevi il sogno al momento. Ah, cercate di come si posso dire? Cominciate a dare un input, ok, magari ai cuori. Ok, o comincia a giocare con dire: ma ci sei, mi fai vedere una piuma? Bruna, comincia a dirgli così, oppure ci sei, mi fai vedere un cuore? Oppure meglio ancora, visto che puoi dirgli, puoi farmi vedere la lettera dell'iniziale del tuo nome? Quindi quando vedrai la sua lettera in un posto dove non ci deve essere, saprai che lui ti sta comunicando e quindi comincerai ad acquistare fiducia. Non aspettate. Ok, non aspettatevi di guardarvi, di aspettare subito il sogno, ma state attenti un attimo ai segnali prima, ok? Prima state attenti ai segnali, poi si muoverà tutto, ok? Scusate, sì, suo zio ha parlato, lo zio sta bene, esattamente, vi ha comunicato che chi magari non sapeva dove era andato, questa persona, se era di là, se l'aveva fatto il passaggio, lui ha solo comunicato che sta bene. Ok, e che sta nella luce. Ha solo fatto sapere come sta. Perfetto, ci sta. Allora, sì, io avrei una domanda tutte le volte, Alessia Login. Io avrei una domanda tutte le volte che prego oppure parlo con i miei angeli custodi, mi pizzica il naso. Sono le mie emozioni oppure sono loro che sono vicini? Allora, sono loro che ti sono vicini. Ok? Quindi non sono le tue emozioni, ma sono loro, perché tante volte anche me, chi mi segue lo sa, quando tante volte mi arrivo incomincio a fare così perché li sento vicini, ok? Quindi ci sta tutto, brava. E ti stanno ringraziando per quello che stai facendo, per tutta l'umanità, le preghiere, ok? L'ho fatto, ho visto la piuma. Bravissima Teresa, bravissima. Esatto, vedi che allora incomincia già a vederli, Bruna, i segnali, ok? Quindi magari vai un po' più in profondità a dire: fammi vedere, non che io non ti credo, ma fammi vedere l'iniziale del tuo nome. Così magari prenderai più coraggio e magari ti tranquillizzerai un po' di più e vedrai che si muoverà tutto come si deve muovere. Ok? Io ho sognato che la guerra finiva, ma resterà un sogno forse. Grazie alla share non ti so rispondere, gioia mia. Speriamo. Il giorno del mio compleanno ho trovato una piuma in un angolo in stanza mia. E di solo, grazie a Palazzo, grazie. Sicuramente so il mondo dell'oltre che tu è di là, che ti stava porgendo i loro migliori auguri di compleanno, certo. Una piuma piccolissima, un significato particolare, mini vegano, vegano. Allora, la piuma piccolissima potrebbe avere un significato se l'hai trovata in un posto dove non ci sono uccelli, piccioni, eccetera, eccetera, ok? Quindi sì,
Ciao Tiziana, ciao Monica, ciao Mary, Alessia, grazie a te della domanda, ma ci mancherebbe altro. Ciao Sabri, ciao Daniela. Io ho sognato, Silvia Piano, io ho sognato mio nonno che mi abbracciava forte forte, la cosa più incredibile, ho sentito il suo braccio. Wow, questi sono i sogni che fa il mondo dell'oltre, che vi fa sentire che è molto presente. Sono sogni veri, te lo posso assicurare. Ciao Marina, Alessandra Prampolini fa Fogola. Ciao, la domenica ero sola in casa e chiedevo a mia mamma perché mi ha lasciato sola. Poco dopo, mentre riassettavo casa, su un arbusto ho trovato un cuore. Le sto chiedendo di farsi sentire. E da ieri l'altro che la porta di casa si apre e si chiude da sola. Hai visto? Wow! Ok, quindi sai che tua mamma, l'apertura della porta avanti e indietro, puoi pensare che tua mamma fa avanti e indietro la casa tua. Quindi c'è sempre, ok? Entra e esce da casa, perfetto. Allora, Michela Negro, anche fare gli starnuti improvvisi quando si è in meditazione o si prega? Gli starnuti di solito quando... Allora, di solito sono per la pulizia, magari ti stanno aiutando a pulirti, ok, l'energia che è vicino, quindi si fanno sentire, certo. Perché c'è chi sbadiglia, ma io sbadiglio, starnuto, dipende cosa mi trovo davanti, però sì. Io sto aspettando ancora Papi, ma ancora nulla. Vedrai che arriva. Ciao Raffa. Allora, Alessandra Prampolini Fogola. Tra l'altro, sono giorni che il nostro cagnolino è agitato. Appena gli dico dove è la nonna, lui guarda la porta e si agita. Perfetto, si fa sentire. Ok, il cane la vede di sicuro, quindi sì, perché si agita. E quindi hai ancora più, hai ancora più evidenze che lei è presente. Capito? Ok, arrivo. Domenica, Patrizia Patti. Domenica ero in chiesa, ho avuto dei brividi per tutto il giorno e una volata di gelo solo dietro la testa. Ho chiesto a chi era vicino a me se avevano avuto la stessa cosa e mi hanno risposto tutti no. Dato che io percepisco mio marito, potrebbe avere una connessione? Certo, 100%. È una connessione, sì. Buonasera Luigi, buonasera a te. Allora, ciao Adri. Ok. Quello che volevo dirvi è che queste energie, no, c'è chi incomincia a percepire di più. E come dicevo prima, incominciate a giocare. Ok, come sto dicendo? Ah, ok, mami, ti ringrazio ancora per quello che hai fatto per me. Grazie ancora di cuore, veramente. Grazie. Quindi cercate di giocare con l'oltre, perché l'oltre vuole questo, vuole giocare e vuole aiutarvi ad andare avanti nella vita e camminare tranquillamente, ok? Perché avete, tutti abbiamo bisogno di un aiuto. Io prendo un discorso tanto... Allora... anche a me mi aiutano, nel senso, non pensate che anche se parlo di me stesso, io ho la facoltà di avere questi contatti, non sia una persona terrena. Quindi anch'io ho bisogno tante volte del loro aiuto, di sentirli. Voi mi direte, ma tu li vedi tutti i giorni, ci parli? Sì, ma non è il contatto mio o l'aiuto personale a me, è un aiuto verso gli altri, ok? Sì, ho delle evidenze che magari potete dire. Sì, ma hai, ti dovresti, come posso dirvi, tranquillizzare. Non è così semplice. Non è così semplice. Anch'io tante volte chiedo loro, ma siamo sicuri questa cosa? E loro, allora, siamo sicuri questa cosa? Mi fate capire? Ok. Ciao Ivana Conforti, ciao cuore mio. Quindi loro mi fanno capire questa cosa. Oppure tante volte chiedo, ragazzi, qua c'è qualcosa che non mi torna, me la fate vedere? E non da un'ora dopo, un paio d'ore dopo, ma neanche incominciano ad aprirmi gli occhi. Dico, guarda che è così la cosa. Ah, ok, grazie. Quindi anch'io ho bisogno dei riscontri, per quello che vi dico di mettervi alla prova continuamente, ok? E credete in queste cose, credeteci in quello che fate. Aprite il cuore quando fate una cosa. Quando fate una preghiera, io questo lo so, metteteci il cuore.
tutto voi stessi, ok? Perché? Perché capirete tantissime cose, perché tanti, come posso dire, fanno delle cose, dicono tanto da me non arriva mai, tanto non è vero, arriva a tutti. Sapete, ultimamente, non è anche ultimamente, sapete che noi non possiamo chiamare nessuno, no? Allora, l'altro giorno c'era una signora in un contatto. Mi ha chiesto di una signora, vedevo una signora che faceva lo stesso lavoro che faceva qua sulla terra e mi ha detto solo di salutarla che lei stava facendo il lavoro e non poteva venire. Ok? Quindi per farvi capire che non possiamo contattare nessuno, cioè non è non sbagliato, non possiamo chiamare nessuno e che chi scende a quel momento, in quel momento per voi, è perché in quel momento mi serve la persona che vi possa aiutare nel modo più giusto in quell'istante, in quel momento. Ok? Quindi tanti può arrivare la mamma, può arrivare il papà, ma magari tante volte arriva anche una persona con cui c'è da sistemare due o tre cose perché tu dici io ho sistemato, ma magari nell'inconscio no. E quindi arriva questa persona che vi pa si parlano, vi parlate con loro, io faccio da tramite. E mettete a posto quelle cose e poi magari mi dite anche, cavolo, io pensavo di avere sistemato questa cosa. Invece, dopo quel discorso, quel consulto, vi sentite meglio perché proprio questa cosa è andata via perché l'avete sistemata. Ok? Quindi, come posso farvi capire, loro arrivano, arriva la persona che avete più bisogno in quel momento. Poi, se passa anche la mamma che magari aspettavate lei, viene a darvi un saluto, può starci. Però magari entra la persona che in quel momento avete bisogno. Non so se ve l'ho già spiegato, io ogni consulto che faccio, mio nonno è il primo. Io ho fatto un consulto ultimamente, mi ha detto, partiamo, ok, c'è qua un nonno io, madò. E mi aspettavo un'altra persona che a me è molto cara, altre tre, quattro. Però dico, vabbè, è arrivato lui, si vede che e lui continua a farmi sentire e a farsi sentire dicendomi che è sempre vicino a me, di stare tranquillo, che lui mi aiuta, che lui fa. E lo ringrazio di ogni volta che arriva a dirmi questo. Poi si sposta, magari, e fa entrare la persona con la quale volevo parlare io, ok? O magari non ci ho ancora parlato, quindi, però lui è sempre presente. Questo per farvi capire che non può, il medium non può chiamare nessuno, ok? Arrivano loro. Rossella Montella, ciao. Una volta mi dissero che era la mia testa a farmi vedere sempre cuori. Assolutamente no. Scusate. Talmente che lo dicevano, mi stavo convincendo che era tutto nella mia testa, ma ritornando a casa in cucina nel soffitto, un cuore da nulla mi cade ai piedi. Guarda, ti prendo un attimo al balzo. Non ce l'ho più quella foto, se no ve la mostravo. No, forse ce l'ho mai nei ricordi. Sapete, nella vita ci sono gli alti e bassi, no? Come in tutto. Allora era un periodo che magari io e Federica eravamo un po' in alti e bassi e capita a tutti, no? Allora magari dici, magari perché tanto che stai insieme, questo qua tantissimi anni fa, lavoravo in una zona di Brescia, magari sai, è un momento così, due bambini. A un certo punto entro in un bagno, in questo ufficio, ok? Dovrei averlo ancora. Se riesco a ritrovarlo ve lo do, ve lo faccio vedere. Entro in questo ufficio, sempre con questo pensiero, no? Sai, vai, chissà se mi ama ancora, eccetera, eccetera. Entro in ufficio, c'era dentro il bagno, che era chiuso a chiave, ok? Questo ufficio era abbandonato da una vita. Ah, io dovevo pitturarlo, guardo da sopra, c'era un cuore gigantesco con su scritto Io, I love you, Fede, ok? E se non mi sbaglio c'era una G sotto, adesso se riesco a recuperarvelo ve lo faccio vedere. Quindi da lì io ero già facevo questi percorsi, da lì ho detto capito. Ok, va tutto bene. Poi niente quello, è capitato ancora? Mi è capitato ancora ultimamente, forse un annetto fa, che mia moglie, ah lei, sì, lì,
mi chiedeva continuamente un segnale al mondo dell'oltre. E allora vado, stavo lavorando da in un cantiere, il mio capo mi dice: il giorno dopo devi andare in un altro cantiere, zona Milano. Ok, devi andare tu perché c'è lì già una squadra. Io, non c'è problema, vado lì. Allora, cartelletta fuori, geometra Federico Airoldi. Mia moglie si chiama Federica Airoldi. E gli ho mandato la foto. Lei stava cercando un segnale da suo papà. Mi sembra che la via era la stessa dove abito io o c'era ancora qualcosa che inquadrava. Entro dentro, apro il cancello, la sua macchina era una Suzuki Jimny, ok? E quella macchina, che quasi non ce n'è in giro, ok? L'abbiamo usata io e lei nel nostro viaggio di nozze in Spagna. E gli ho detto: vuoi altre conferme? E lei è rimasta scioccata e ha detto: no, no, non mi serve più niente. Quindi, quando loro, noi abbiamo bisogno di loro, loro ci sono. Questi sono piccoli aneddoti della nostra vita. Sapete che difficilmente li racconto, ma questo per farvi capire quanto il mondo dell'oltre ci fa capire che è vicino a noi e ci mette sempre sulla giusta strada. Però siamo noi a decidere di continuare a fare quella e di non cambiarla mai. Ok? Cioè, di non cambiarla mai, di seguire il nostro istinto, il nostro libero arbitrio, perché loro non interverranno mai. Però ci aiutano, ok? Allora, andiamo avanti. Caterina Firmani Andreozzi. Ciao, direi di sì, ma avrò mai un riscontro? Io non credo di avere energie, io non sono aiutata, avrò fatto qualcosa di buono? Avrò fatto qualcosa di non buono? No, assolutamente. Hai solo la tua energia che devi cambiarla e darti più importanza perché ti sottovaluti molto. Tutto qua. Una volta che cambi quell'energia, è uno schiocco di dita. Allora, grazie a te Stefania Brassi, ciao Stefania Casolaro, ciao Rita Riccardi, ciao. Mi è capitato alcune volte, l'ultima oggi, parlando con una mia amica, delle energie che percepisce, che io avverto vibrazioni più basse. Allora, parlando con una mia amica che percepisce, allora, parlando con una mia amica delle energie che percepisce che io avverto di vibrazione più bassa, di iniziare a tossire sentendo un fastidio alla gola. Può essere un modo per evitare che l'avvisassi del mio pensiero oppure altro? In quelle circostanze fisicamente stavo bene, quindi ho escluso un fastidio fisico. Probabilmente qualcuno che... Allora, se tu percepisci delle energie, da quello che ho capito, Rita, e incominci a tossire, probabilmente o è qualcuno dell'oltre che fa parte della donna, di questa tua amica che non c'è più, quindi comincia a tossire perché mi fanno sentire anche a me quando una persona nell'oltre che tossiva, che fumava, quindi sento qua i dolori non sono miei, può capitare. O potrebbe essere anche che dovevi dirgli qualcosa, il mondo dell'oltre ti ha frenato, ti ha fatto sentire, datti un freno perché non è il momento di dirglielo. Hai capito? Dipende dalla circostanza. Marina Rocca, ciao. Ok, Gabriella Cecere, ciao Gerardo, ciao a te Gabriella, oggi è un anno che è morta mia mamma, non so se mai ricevuto, non so se mai riceverò un segno della sua presenza, tutti i giorni lo ricevi. Ciao Ceci, devi solo, ciao Mela, devi solo, dovete solo lasciarvi andare un pochettino e aprire gli occhi a 360 gradi. Voi dite io lo faccio, non credo perché se lo facevate a quest'ora incominciavate già a vedere da un bel po'. Da un bel po'. Simona Di Mauro, ciao Gerry, ciao a te Simo. Non so se puoi rispondere, ma ho sentito dire che nei casi di aborto volontario le anime scelgono un'altra famiglia dove andare per superare le prove che si sono prefissati. È vero oppure avevano bisogno loro di questa esperienza e si ritroveranno nell'oltre? Io penso che sia la seconda che hai detto. Ok, perché lo so, Mila. Grazie. Penso che tu sia stato solo un passaggio. Tu hai preso una decisione. Non ho capito. Aspetta, ma ho sentito dire che nei casi di aborto volontario, cioè la persona decide di abortire, ok? No, tu hai fatto quella scelta, ok? Hai deciso tu. Quindi, magari hai deciso tu di interrompere diciamo, questa gravidanza ed era già scritto anche per l'anima che doveva scegliere. Magari era un suo percorso breve, non posso saperlo, ok?
Però penso che lo ritroverai lassù. Ok? Le tue esperienze fanno bene a tutti. Grazie Rossella, ma anche le vostre fanno bene a tutti, perché qua quando facciamo le dirette, lo sapete che le facciamo tutti insieme, è una famiglia, ok? Quindi le nostre esperienze, che io se volete scrivere le racconto, io non ho, sapete, qua siamo tutti aperti, nessuno giudica, servono a tutti noi per andare avanti. Okay. Anche voi mi aiutate con le vostre esperienze, i vostri racconti, quindi non pensate che non fate del bene, anzi, tantissimo. Ciao Caterina, Nicoletta Biasò. Ma no, non preoccuparti, Nicoletta, ma va, ci mancherebbe altro, non preoccuparti. Allora, Marina Rocca, Gerry, io faccio tanti sogni sui defunti, a volte mi sveglio che ho un po' paura perché sembra veramente che faccio viaggi astrali o che abbia contatti con loro. Sono molto incuriosito da tutto, ma mi frena la paura. È normale. Ok. Ivano, sei una grande. Allora, io faccio. Ok. Perché devi aver paura? Non succede niente. Va bene se fai viaggi astrali, non aver paura, tanto di là non è che puoi rimanere, torni sempre qua, basta un respiro, un colpo di tosse, non si rimane di là, stai tranquilla, non aver paura, devi pur trovare dei riscontri a quello che vedi, a quello che sogni, no? Quindi non aver paura e comincia a prendere un po' piede su questa cosa. Minni Viganò, ciao, ma queste forti energie sono un cambio dimensionale, il virus è sottile, non li sentiamo di più. Allora, ciao Francesco Sai, benvenuta, grazie mille per essere con noi nella nostra diretta, grazie di cuore. Allora, intanto in questo momento le energie non so come le percepisci tu, ma non sono molto alte, è un continuo vvvvvvv, e mi sto confrontando anche con Pam. Quindi non si riescono a stabilizzare, non riesco a capire il perché. Quindi forte energia. Non so se è un cambio dimensionale, di sicuro c'è un cambiamento in atto, un po' per tutti, chi prima, chi dopo, chi le sente meno, chi le sente più, è un cambiamento totale. Penso che quest'anno sia un cambiamento un po' per tutti, quindi forse è così, però non so dirti altro. Ciao Claudia, spesso mi sveglio con graffi e lividi, non ho le unghie lunghe, possono essere loro? Difficilmente Claudia, stai attenta, no, no, il mondo dell'oltre non fa queste cose. Hai gatti in casa per caso? Può essere, difficilmente sono loro, non è l'oltre. Comunque vengo, dopo ti scrivo. Grazie a te Simona. Luciana Carlini, ciao Gerry, ma i segni li mandano dopo aver fatto il percorso che devono fare, dopo il trapasso li mandano subito. Allora, di solito, ciao Anna, giusto, un piacere trovarti a tre. Ciao. Allora, di solito chi è già preparato, che conosce un po' il mondo dell'oltre, come arriva di là cerca subito di comunicare di qua con i rumori, con i cuori, con la lettera, e far capire ci sono, tranquilla, non preoccuparti, faccio il mio percorso, ma se hai bisogno ci sono, ok? Quello che, Luciana, quello che quando fanno il loro percorso difficilmente noi li contattiamo, cioè perlomeno io, ok? Io difficilmente, anche se arrivano, a meno che sia un'emergenza, e lo rispiego, così capisci. Venerdì o sabato ho fatto una medianità pubblica e sono arrivate delle persone nuove, ok? Perché chiedo sempre chi è mai stato. Chi è mai stato in una dimostrazione pubblica, perché devo spiegare sempre se ci sono i nuovi. Ed è arrivato un ragazzo che era morto da appena una settimana, e a me non mi capitano queste cose, te lo posso assicurare. Lo sentivo una morte fresca, cioè fresca, imminente, e mi ha detto solo tre cose perché sanno che devono fare un percorso, quindi io difficilmente faccio contatti a meno che non sia una cosa urgente. Quella è stata una cosa urgente, ho comunicato il messaggio, non ho descritto niente, l'ho solo descritto come è andato nell'oltre e chi era questo ragazzo per loro. Io ho dato un messaggio, poi ho detto guarda, se
Se è, ci rivedremo più avanti, sarà quello che è, ma bisogna lasciarlo stare. E quindi è capitato questa cosa. Se è un messaggio urgente, allora che loro arrivano di corsa e me lo fanno sentire, sì. Okay. Ma se no, aspetto sempre dai 50, dai 40 ai 60 giorni. Ok? Questo è per farti capire. Invece loro si fanno sentire subito. Anche se fanno il cammino, si fanno sentire subito, con un cuore, con la lettera, quello sì. È la comunicazione che cambia con il medium, con il tramite. Ok? Buonasera a te, Amalia. Ciao, Speri. Ciao. Elena Bresciani. Ho le ceneri dei miei due gattini in casa. Pensi che sia una scelta sbagliata la mia? Elena Bresciani. Gioia, è una tua decisione. Se ti fa star bene questa cosa, bene. Sono decisioni vostre. Nessuno può giudicarvi o prendere una decisione al posto vostro. Ok? L'importante è che stai bene tu. Oriano Landi. Ciao, Oriano. Mi piacerebbe sapere qualcosa sui miei genitori e mio fratello. Prometto che è la prima volta che seguo. Grazie, grazie a te, Oriano. Ti spiego, io non faccio medianità pubblica online sui gruppi, ok? E anche se l'oltre qua a casa mia, perché chi mi conosce lo sa, qua è pieno, non do comunicazione, ok? Parliamo di medianità, parliamo di domande e risposte, parliamo delle curiosità, parliamo tutto ciò che riguarda l'oltre, quello che possa aiutarvi. Ma non do le comunicazioni, ok? Grazie Oriano di essere qua in diretta con noi. Allora, la mia amica Rita Riccardi, la mia amica ha percepito delle energie che però io avvertivo più basse in vibrazione. Volevo darle qualche consiglio, ho iniziato a tossire ripetutamente. Ok. Sì, e io da piccola che percepisco e vedo, scusa, è difficile spiegare. No, no, ho capito, adesso ho capito benissimo. Infatti, quando tu hai cominciato a tossire, vedi che ci ritroviamo, volevi dare delle spiegazioni, ti hanno fermato perché non avrebbe capito. Quando c'è due energie che non combaciano in quel momento, tu puoi anche raccontargli la favola di Cappuccetto Rosso, ma non la capirà mai, perché in quel momento non ti può ascoltare perché è magari un'energia un po' più bassa, un po' più alta di te. Quando c'è, se avevi un equilibrio con quell'energia, potevi dirgli quello che volevi perché avrebbe percepito tutto. Ok? Giovanna Frongia, ciao, ma non devi scusarti. Come mai non possiamo interpellare volutamente le persone? Te lo spiego in una maniera cortese, italiana, nel senso, ok? Perché noi non abbiamo un telefono o è un citofono il mondo dell'oltre. Non è che una persona arriva a un consulto e dice, vabbè, voglio parlare con mia mamma. No, non funziona così, perché non è che mi collego all'oltre e dico, portatemi la mamma. No. Quando ci sono i consulti, sia mediante pubblica che privati, la persona che ho di fronte fino all'ultimo momento non so mai chi arriva, ok? Quando incomincio a parlare sento già l'oltre che c'è. Ok? Lei non mi può dire voglio parlare con mia mamma, perché magari io ho un uomo, ok, che magari può essere il padre, lo zio, il cugino, che in quel momento lei non ha bisogno del conforto della madre, ok? Ma ha bisogno di un aiuto del padre che magari era più severo della madre, che magari gli ha dato un'educazione, che magari con le sue parole, non perché di là non usano le parole dure, ok, ma con il suo suono dolce e con le sue, diciamo, metafore può aiutarla nel percorso della vita. Però se glielo dice suo padre, lei li ascolta. Magari se gliele dice sua madre non le ascolta perché magari sua mamma l'ha sempre protetta, era buona, eccetera, eccetera. Ok? Quindi bisogna capire il momento. Ok? Spero di essermi spiegato, Giovanna. Ciao. Silvia Piano, io sto cercando di sentire mia mamma con la metafonia, chissà se riuscirò. Certamente, piano piano arriva tutto. Ok, dopo ti scrivo via Messenger, Claudia. Ok? Allora, stasera ho trovato una moneta da un centesimo. Ecco, allora, quello che mini vegano, grazie sia energie alternate, stanchezza fisica e nervosismo. È normale, siamo più o meno tutti così. Allora, Graziella, la moneta da un centesimo è per dirti che come dai il valore al soldo, devi dare valore alla tua vita che stai vivendo. Quindi è questo il significato di quella moneta e sicuramente te l'ha fatta trovare l'oltre per aiutarti e darti valore a te stessa. Ok? Forza e coraggio. Ciao Erme. Grazie, grazie a te Elena. Buonasera a te Teresa. Michela Negro.
Ciao, mia mamma quando viene a salutare, spesso quando faccio la doccia, mi fa arrivare l'acqua fredda e mi fa sentire un rubinetto aperto. Perfetto, ottimo. Ok, Natalina piana, appena chiudo il... però pensa a te, caldo e freddo. Ok, Natalina piana. Appena chiudo gli occhi prima di addormentarmi, vedo tante persone che non conosco in maniera vivida. Allora, fanno tante cose, parlano tra di loro, ridono, semplicemente passano. E da poco che mi succede, dopo la morte della mia carissima amica, la cosa mi spaventa un po'. Cosa significa? Diciamo che stai vivendo un po' quel dolore della morte della tua amica, e quando chiudi gli occhi, nel senso che ti stai per addormentare, quindi sei nel limbo. Di solito capita la mattina questa cosa, ma anche prima di dormire. Vedi qualcosa, tipo le energie tue cambiano, quindi magari sei più attaccata, cioè più aperta per vedere queste cose. Non ti devi spaventare, tutto a posto, stai tranquilla. Magari è solo una fase che poi magari non vedrai più, ma perché questa cosa della tua amica diciamo, non è che ti ha spaventato, però ti manca molto. Capito? Quindi vuoi sapere dov'è, magari ti fanno vedere dov'è. Stefania Casolaro. Ciao, ciao Jerry. Ho perso mio padre 3 anni fa, inizio Covid, ed è stato terribile. Ancora adesso. Prima lo sentivo vicino, ma ora non più. Purtroppo ho sentito 2 volte, notti diverse, una presenza non bella. Non ero tranquilla e non lo so spiegare. O l'ho sognato? Allora, tuo papà è sempre vicino a te. Devi guardare se stai passando un periodo un po' strano, ok? Magari non sei tanto alta di energia, sei un po' bassa, sei arrabbiata, sei nervosa. No, l'hai sognato perché penso che sia un tuo interno, ok? Questa cosa della tua non tranquillità. Guarda se stai vivendo, fammi sapere se stai vivendo un momento gioioso o un po' buio, ok? Perché potrebbe essere quello. Io sento quello, la seconda però. Oriano Landi, cosa si... quello che vuoi, Oriano. Come stai vedendo, Oriano? Grazie per aver fatto questa domanda. Sto cercando di rispondere alle persone che magari sentono, vedono ombre o vogliono sapere determinate cose della medianità, come approcciarsi, eccetera, eccetera. Ok? Perfetto Rita, perfetto, grazie a te, grazie a te. Ciao Grazia, ciao Claudia, ciao Raffaella, va bene, non ti preoccupare, grazie di essere passata per un saluto, grazie di cuore. Il sonnambulismo ha a che fare con l'oltre. Ah. L'atto di sognare ci rende predisposti a essere vicini all'aldilà, ma poi perché quando siamo svegli non percepisco nulla? Solo all'inizio della dipartita dei miei genitori sentivo accanto a me vibrazioni, poi nulla. Ok, il sonnambulismo non lo so. Questo non te lo so dire, Emiliana. Sì, perché ogni notte, Emiliana, tutti lo facciamo, c'è chi si ricorda, c'è chi no, andiamo tutti in astrale. Ok? Poi c'è chi lo ricorda, c'è chi no, ma siamo tutti che andiamo in astrale. Quindi, perché siamo in uno stadio diverso dal giorno, perché magari il corpo si riposa, la mente di tante persone si spegne ed entra in uno stato, diciamo, catatonico, ok? Nel quale si stacca dalla terra. Di giorno fai fatica a percepire perché devi avere innanzitutto un'energia un po' bilanciata e secondo non devi avere tanti pensieri, ma siccome ci stanno dando tanti pensieri, fai fatica a percepire di giorno, ok? Però ti dico una cosa, in amicizia, tutto quello che vedi di notte, goditelo tutto, tienitelo veramente stretto, ok? Buonasera Roberta, ciao Giuseppe, grazie Cate Damiani, buonasera Maria Rosa, ok? Buonasera Carmela. Ciao Loredana, ciao Francesca Indovino, buonasera. Ciao Patrizia. Oh, Maria Sticco. Aspetta Gioia. I cambiamenti sono sempre positivi.
Adesso non mi ricordo il tuo messaggio, ma i cambiamenti sono sempre positivi, però lo sapete benissimo che in un cambiamento c'è il terremoto prima e poi viene il cambiamento, dopo c'è sempre la tempesta. Ciao Natalia, ciao Patrizia, ciao Angela, ciao Anna Porta. Sto vivendo un periodo non bello da un po' di tempo, quando succede qualcosa lo sento prima, grazie. Esattamente, per quello che percepisci quelle cose. Cerca di andare a letto più serena e più tranquilla, vedrai che queste cose non le percepisci più. Ok? Teresa Citraro, ma in astrale la notte possiamo incontrare anche persone in vita? Allora, ti parlo della mia esperienza perché dovrei. Ok, siccome io di notte vado ad aiutare le persone. Quindi vado nelle case, no? E cerco di aiutare, quindi sono persone viventi, come posso incontrare anche persone che non ci sono più. Okay. Però dipende, diciamo, mettiamola in questo lato, la spieghiamo in italiano, dipende in che direzione vado, ok? Però solitamente vado a vederle in vita, okay? Come stanno, mando la guarigione, mando healing, eccetera, eccetera. Ok? Però penso di sì, puoi incontrare anche persone in vita, certo. Mi hanno disegnato un numero a tre cifre. Ok, l'hai sviluppato questo numero? Ciao Miki Miki, l'hai sviluppato questo numero? Hai guardato cosa può significare, significato importante per te, Patrizia? Ok, ciao Donata Donata, buonasera. Il sentire voci o vedere ombre può essere accentuato dal frequentare persone con capacità medianiche? No. Allora, no, cioè le doti sono nostre, ok? Chi le ha, ok? Ricordatevi che siamo tutti sensitivi, punto. E quindi è nostra, non è degli altri, non è che sono gli altri che ti passano determinate cose e tu cominci a sentire, a vedere, no, è qualcosa che hai tu. Però per svilupparlo, per capire se veramente. Puoi andare oltre, è solo un passaggio. Bisogna studiare, bisogna capire, bisogna leggere, ok? Bisogna veramente mettersi in gioco, come si suol dire, ok? Però vi dico che le energie in questo momento sono continuamente altalenanti, quindi cercate continuamente evidenza al mondo dell'oltre per farvi capire che sono loro, ok? Lo so, Stefania Casolaro, lo so. Lo so, lo so, lo so. È difficile stare tranquilli, lo so. Anche a me me lo dicono, se non sembra, ma ti capisco benissimo. Buonasera, Nakate. Tante volte penso a mia madre, mia sorella e mi chiedo dove siano, come stanno, nell'oltre. Allora, Nakate, devi stare. Ok. Stai tranquilla, che sono nella luce. Non possono essere in un altro posto, ok? Tranquilla. Cristina Seno, continuo ad avere sogni lucidi dove puntualmente mi avvisano cosa succederà ai miei cari. I loro avvisi sono puntuali e chirurgici. Perfetto. Quindi puoi aiutare le persone che hanno bisogno, ok? Quindi faglielo sentire, faglielo avere, di non essere cruda nel mandare il messaggio se ti danno questo messaggio, però faglielo avere questo messaggio, ok? Ciao, grazie. Jerry, l'altra notte ho sognato che dovevo cambiare la macchina dal concessionario. C'erano un po' di gente, c'era mio marito e mia cugina, che non c'è più, e poi persone che sono in vita, dei defunti. Sentivo solo le voci, non li vedevo, mi sa dire il perché. Allora, con i sogni io non sono bravo. Ok, quindi non so spiegarti il perché. La macchina del concessionario ha tante combinazioni, capito? Dovresti cercare una persona che riesce a interpretarlo. Non so darti una mano su questi sogni, ok? Però vedi se devi fare un cambiamento, ok? Prova a vedere se ti risuona questa cosa del cambiamento. Allora, può essere che
vedevi loro, cioè non vedevi loro, li sentivi perché magari ti stavano, sì, vabbè, ti stavano parlando di sicuramente e non li vedevi perché erano nell'oltre. Invece quelli in vita sì, perché sono qua vicino a te. Però ci vuole una persona che sa interpretare i sogni. Patrizia Campese, 281. Se tu fai 8 più 2, 10 e 1 è 11. 11 è un numero maestro. Dovresti guardare il significato. Se no fai 1 più 1, 2 e vedi cos'è il significato del numero 2 nel mondo esoterico. Io non studio la numerologia, quindi non saprei darti un aiuto, ma su internet lo trovi. Ok? Michele Negro, domanda. Certo, mio marito dice che di notte parlo bene, faccio discorsi anche in lingua straniera. Ottimo. O forse mio marito che non capisce, però dice che faccio nomi di persone, le saluto come se le conoscessi. Andare in astrale, certo che andare in astrale, anche quello, certo, ovvio che non ricordi niente, normale, però sì, certo. Digli a tuo marito, ciao Paola, digli a tuo marito di registrarti. Ok, magari di tenere il cellulare a portata di mano e di registrare quando stai parlando in quelle lingue. Ok? Magari è italiano e lui magari pensa che sia un'altra lingua, però fatti registrare, che poi vedi e cerchi qualcuno che ti può dare una mano. Ok? Però visto che lui ti sente, fatti registrare. Non ci avevi pensato, eh? Ciao Cristiana Seno, ciao, quando lo dico non mi credono. Tu fai il tuo dovere, tu dillo. Sai quando facciamo consulti alle persone e diciamo determinate cose e mi dicono non ci credo e poi ti dicono il giorno dopo cavolo avevi ragione di quella cosa? Tu porta il messaggio come lo portiamo noi e le nostre evidenze. Poi io lo dico sempre a tutti, chi fa consulti con me, chi mi vede lo sa, mi conosce lo sa. Io mi fido più del mondo dell'oltre che del mondo umano che mi ascolta in una medianità pubblica e vi spiego il motivo. Perché in quel momento siete in una bolla, siete in un'energia, ok? Che non potete ricordarvi tutto. In quel momento avete la testa come se fosse un po' frastornata. Ma al momento, quando andate a casa o addirittura finita la medianità, venite vicino e dite cavolo mi sono ricordato chi è quel nome, o cavolo sì è vero quel fiore è in casa, o cavolo quel quadro è lì. Quindi state sereni, ok? Tu fai sempre il tuo dovere. Dimmi Giuseppe, ciao, mi capita di sentire una voce di donna che mi chiama per nome in pieno giorno ma non c'è nessuno, come la devo intraprendere? Guarda chi hai nell'oltre di figura femminile e poi di sicuro è lei. Ciao Emma. Grazie a te, grazie. Maria Sticco, c'è una signora, non faccio nome, addirittura parlerebbe con l'oltre tipo telefonate? C'è una signora, non faccio nome, addirittura parlerebbe con l'oltre tipo telefonate. Guarda, io ti dico, te lo dico con il cuore aperto in mano, non guardo quello che fanno gli altri, non lo so come lavorano, io so come lavoro io. Se una persona viene e mi chiede di parlare, lo sanno che non funziono così io. Quindi quando una persona viene e sto parlando e poi gli chiedo ma cos'hai? E no, pensavo che c'era mia mamma, mi dispiace. Però il messaggio ti è arrivato, è anche molto forte, sì, quello sì, l'hai capito, sì. Perché dopo lo capisci alla fine, non al momento, lo capisci alla fine. Però io faccio questo, ok? Gli altri non li guardo. Ognuno ha la sua medianità. Ok? Ciao Gerardo, ciao Catiuscia. Non fai peccato a pensarlo, però non pensarci. Tranquilla. Catiuscia Sinopoli. Ciao Gerardo, io resto ancora in contatto con il mondo dell'oltre sempre, solo attraverso i sogni. Bello. Però ovviamente anche super coperta e con pigiama caldo quando mi metto a letto, la sera parto un brivido, termino solo quando mi addormento. È l'oltre. Mi è capitato proprio ieri notte di sognare una persona nello specifico che però stranamente è viva, le altre volte no, ma nel sogno eravamo comunque con tantissime altre persone, nel senso che parlavamo in un posto affollato pieno di studenti, come un'università. Cosa vuol dire? È possibile sognare persone vive? Sì, che comunque ti informano su alcune situazioni e sono lavori onirici che facciamo noi. Però
Guarda che probabilmente magari l'oltre tante volte arriva con una figura che tu conosci bene per farti capire che ti devi fidare, ok? Può essere quello, magari non è la persona viva, ma è l'oltre che si fa vedere così per farti capire che ti puoi fidare di quello che ti sta arrivando e di quello che ti stanno dicendo, ok? Emiliana Cerrato, ciao, mia mamma era in un'esagerazione, durante il lockdown era possibile vederla, poi chiedendo di fare una videochiamata, l'ho vista in coma, nessuno ci aveva avvertito, solo io ho sollevato un putiferio, è stata portata in ospedale, morta ed è stata rianimata due volte. Un calvario, lei aveva l'Alzheimer, mi dispiace, quando l'hanno messa sulla barella prima di morire dal coma, si è svegliata e si è guardata intorno, uno strazio. La morte disastrosa e solitaria, senza il calore di una voce familiare, mano piena d'amore che la stringesse. Mi dispiace tanto, ma non è colpa tua, Emiliana, ok? Non è colpa tua, quindi lo posso capire, ma cerca di passare questa situazione, cerca di elaborarla perché lei non vorrebbe che tu stessi male così, te lo posso assicurare questo. Quindi cerca di elaborare questa cosa. Ok? Elena Grossi, nella meditazione profonda che faccio con i miei clienti, a volte vedo le loro persone al di là e dopo mi sento agitata e stanca, non vedo mai i miei cari però. Esatto, Elena. Sappi che chi ha il dono della metà, medianità, ti posso assicurare che i propri cari non può vederli, può percepirli, ma non può vederli. Io sono uno di quelli, è uno strazio per modo di dire, ok? Però voler parlare o voler sentire, voler vedere una persona che tu hai perso da 20, 30, 10 anni, 5 anni e non poter farlo nonostante io riesca a percepire e a vedere l'oltre, è brutto da pagare, fidati. Però va bene così perché magari potrei entrare. Ciao Franci! Potrei entrare in una. Magari lo fanno anche perché sennò entreresti in una mentalità totalmente diversa, capito? E anche per quello. Però l'importante è che quando li cerco, li percepisco, quindi li sento e mi si avvicinano molto, quindi dico ok, ci siete, ok, tutto a posto. Ok. Grazie a voi. Eh sì, Maria Norma piove. Ciao Gloria. Ciao Cristina. Ok, ciao Jerry, ciao Luciana. Sì, non preoccuparti, Emiliano, non preoccuparti. Ciao Gloria, ciao Leonuccia. E la Luciana, Giardo, perché non sogno mai mio papà al quale era morto molto attaccata, se n'è andato oltre, che è andato nell'oltre quando io avevo solo 11 anni, mi farebbe tanto piacere rivederlo in sogno, ma non è mai venuto. Ascolta, tu mi hai seguito le mie dirette, Elena? Io ho una persona nell'oltre che è andata nell'oltre 40 anni fa di più. Ah no, aspetta, 40 qua, ok, più di 30 anni fa. Ti dico subito, sì, esattamente 33 anni fa. Io l'ho rivista al mio 40° compleanno in una regressione. Ti posso dire che questa persona per me non era un padre, ma era di più. E avendo questa particolarità e non poterlo vedere, sentire, percepire, è stato uno strazio fin quando non ho capito determinate cose. E lui è arrivato in una regressione dopo 40 anni, quindi io ti posso dare questa risposta. Devi aspettare il momento giusto perché di là non esiste il tempo, sanno loro quando farsi vedere. E non so darti, non so dirti il motivo e il perché, però mi è capitato anche a me. Ok? Claudia De Poli, De Paoli, buonasera, a me capita spesso di fare dei sogni dove ci sono persone che non conosco, poi mi sveglio spaventata da quanto sembrano reali. Esatto. Io li sogno quasi nulla. Ok, Gloria, dove. Ok. Piano piano. Ok. Mi capita spesso. Ok, Claudia. Va bene, vuol dire che sei in astrale. Non devi essere spaventata. Tranquilla, lascia entrare. Non spaventarti, perché tanto loro non ti fanno male, non ti distruggono, non succede niente. Stai serena, ok? Vivi questa cosa serena. Ok? Gloria, quando bisogna stare tranquilli nel sogno e affidarsi all'oltre. Ok. Sto leggendo.
una cosa che, vabbè, lascia stare, no, vabbè, sono sempre in ritardo io, finché un anno fa, ok, fino a qualche anno fa, Clara Tealdi, ciao Clara, fino a qualche anno fa, l'ultima volta, il giorno prima che morisse mio papà, sentivo mia nonna che chiamava, ora non la sento più, cosa vuol dire? Vuol dire che tua nonna, se era nell'oltre, ti stava avvisando che voleva dirti che c'era qualcuno che se ne stava andando, ok? Era solo un avvertimento, quindi se non la senti vuol dire che è tutto ok. Ok? Gloria, per loro secondo te pensano che non ne ho bisogno? No, non è che non ne abbiamo bisogno, magari sogni e non ti ricordi. Magari sei anche un po' stanca, sogni e non ti ricordi. Non è semplice e facile ricordare i sogni, ma tutte le notti noi stiamo con loro. Tutte le santissime notti. Ok? Ciao Gerardo, ciao Patrizia. Poco fa ho trovato una piuma bianca, probabilmente appena caduta, perché appena l'ho presa ho sentito un'energia fortissima. Wow! Grazie a te. Wow, Patrizia. Wow. Grazie a te, Elena. Alessandra Ale. Ciao Ale. A volte mi capita di vedere delle figure e poi scompaiono. Secondo me, se sono bianche va tutto bene, è tutto a posto. Si fanno sentire. Inoltre è un filo un po' più. Allora, in confronto a tanti anni fa il velo è un po' più leggero. Poi ci sono tante persone. Grazie a te, Clara. E poi ci sono tante persone che si stanno un po' alzando di vibrazioni, ok? Quindi si sta aprendo un più la sensitività perché state facendo un percorso di spiritualità, seguire dei gruppi, guardare delle cose, quindi la vostra energia capisce, si alza un po' di più e quindi cominciate a sentire o a vedere qualcosa che si muove. Ci sta tutto, bravi. Mini Vigano, ciao Maristella. Mini Vigano, c'è un modo? Quando arrivano pensieri tristi, cambiare pensieri. Io so che abbiamo l'energia e una fatica a risollevarle. Sì, c'è un modo, sì, devi concentrarti su totalmente diverso. Incominci a fare dei respiri profondi e ti concentri su qualcosa di diverso. Capita a tutti. Capita a tutti, Mini. Quindi, quando arriva quel pensiero sbagliato, non lo voglio, non è mio, non mi interessa, non lo voglio. E incominci a fare quei 5 respiri, poi ti concentri, per farti un esempio, su uno stemma che c'è di vicino, su un centro commerciale, su qualcosa che totalmente ti può far cambiare la mente. Ok? Come mi purifico? Io, allora, a parte le pietre che ho addosso, mi faccio sempre la protezione la mattina. Io prego sempre la mattina. Sempre, quindi già quando mi alzo, parlo con l'oltre e faccio le mie preghiere e so che incomincio a chiudersi la bolla per essere protetto, anche se mi attaccano anche a me, non sono evalso da attacchi, quindi ogni tanto arrivano anche a me. A me capita spesso, Maria Rosaria, a me capita spesso quando dormo di parlare, litigare, ma non so con chi. È il tuo inconscio alla grande, immagino. Cioè, mettetevi il registratore, ragazzi, così capite. Ok, magari mettete il registratore di notte, ci sono quelli. Così cercate di capire. Wow, ragazzi, wow. Filomena Scalise, io delle volte vedo delle facce strane, tipo occhi grandi oppure naso incrocio tra cartoni animati e folletti. Che strano, non so che mi succede. E magari è la tua immaginazione, ok? La tua. No, la tua mente, ok? Il tuo essere così. Come posso spiegarti? Vederli così magari ti rassicura, non ti spaventa, allora te li fanno vedere in questo modo. Ok? E la Bresciani, mentre le macchine mi avvicinavo al semaforo rosso, ho visto una piuma che voleggiava dal cielo davanti alla mia macchina e si è posata sul cofano, è stato bellissimo. Wow! Wow, wow!
Marilena Pinazza, ciao, tante notti. Allora, ciao, tante notti, sogno mio papà, vedo l'altra gente, con lui vado in cimitero, li vedo lì. Bene. Bene, ti fai capire tuo papà che c'è un contatto tra te e l'oltre. Bene. Ciao Jerry, perché mia figlia trova continuamente cuore ovunque? Mio figlio no? Sì, certo, anche lui cerca il padre e desidererebbe avere qualche segno dal papà, che è nell'oltre, da più di un anno. Ah, ok. Ciao Jerry, perché mia figlia trova continuamente cuore ovunque? Mio figlio no? E pensavo che era la domanda, anche lui cerca il padre e desidererebbe avere qualche segno del papà, che è nell'oltre. Dividi le cose, digli a tuo figlio di magari. Non un cuore, ma una piuma o qualche fiore o qualche significato che avevano lui e suo papà. Uno stemma può essere, ti faccio un esempio, un falco, un'aquila. Vedrai che tanto le trovi, una tartaruga, vedrai che li trovi. Ok? Così è diverso. Prova a dirgli questo. Grazie a te, Emily. A me ieri sera dopo aver scritto a te, perché ci attaccano? Perché non vogliono che state con gli esseri di luce? È normale. È normale. A me mi attaccano lo stesso motivo. Non è che io sono esente da queste cose. Io già dal 2008 che ho avuto queste cose. Ho sempre chiesto aiuto all'oltre, anche se in quel tempo non conoscevo e non ero ancora aperto. Quando mi è successo quella cosa, andavo da una persona molto potente che mi ha aiutato. Non sto a raccontarvi la storia, però è capitato anche a me. Non volevano, loro non volevano che io facessi questo percorso. Angela Saguto, sono quasi tutti i miei cari, ma da 50 anni che manca papà. Lui mai. Ah, ok. E mi dispiace, Angela, vedrai che prima o poi arriva, non perdere le speranze. Ok? Ti chiamo più tardi di chiuderti e non uscire per tanto riconnetti. Se sì, cosa fai altro? Cosa faresti? Grazie. Quando ti succede a non connetterti tanto. Non è che non mi capita, ho fatto un periodo l'anno scorso, ma perché c'è un cambiamento in atto, quindi loro ti tengono un attimo in stand-by, quando li cominci a sentire per poco, li vedi per poco, cerchi, li percepisci per poco, ma ci siete, ti tengono un attimo in stand-by perché al tuo momento devi capire come mai c'è questo blocco e come devi passarlo. Una volta che capisci e passi il blocco, allora ricominci tutto da capo, con un'aggiunta di, diciamo, con l'aggiornamento del software. Migliorato, devi solo capirlo tu. Grazie a te, Lea, le farfalle wow. Ciao Pietra, Petra, ciao Veronica. Certo che sono vicini a tutti. Ok, ragazzi, sono le quasi le 10. Io vi ringrazio. Scusate il mio ritardo, entrare alle 8 e mezza, ma per motivi di tempo e connessione ho fatto un attimo di ritardo. Ciao Maria Grazia, ciao. Ciao cuore, ciao. Ok, arrivo, leggo l'ultimo. Mamma mia, Jerry, è successo anche a me. Una notte mi sono trovata davanti al demonio, ti giuro, non ho preso mai tanta paura. Bisogna valutarle quelle cose. Comunque, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona notte a tutti, grazie a voi perché sono le nostre dirette. E cerchiamo di comunicare. Vedi, voi fate domande. Scrivete la vostra vita, io metto la mia, quindi creiamo le nostre dirette, creiamo la nostra famiglia ed è fantastico. Quindi, ragazzi, sì, lo so, hai ragione, arrivo appena un momento. Sì, Mary, hai ragione. Quindi creiamo questa cosa, mettiamoci in discussione tutti quanti, non abbiate paura, perché qua non giudica nessuno, lo sapete benissimo. Quindi vi auguro. Ma tu hai sempre dormito, Ivana, fidati che ti vengo a vedere, lo sai. Quindi vi auguro una buona notte a tutti quanti e arrivederci alla prossima diretta. Ragazzi, in gamba, energie alte, sorriso forte e viva l'amore. Ciao!